Amici di Mondo Futsal, buonasera e benvenuti ad Aprilia per la sfida del campionato di Serie D, la penultima gara ad andata tra la PR 2000 Aprilia e il Gladisport. Ci siamo, semaforo verde sulla sfida. Attenzione al tap-in e c'è il palo clamoroso. Quindi il giudice recupera il pallone, può andare da destra, va alla conclusione, altro palo. Parisse bravo a dire di no. Siamo già dall'altra parte con il gol di Sorrentino che in diagonale non sbaglia. Il vantaggio Gladisport 1-0. Torello intercetta, occhio dei giudici, sono davanti al portiere, l'uscita efficace di Paris che va alla conclusione con il destro e il pallone che termina sul fondo. Prova a ripartire Gladisport, ancora Modesti, va da solo, si sradica il pallone dei giudici, c'è libero Lorello a sinistra, dei giudici lo vede, Lorello, il pareggio della PR 2000. Perfetta la transizione, c'è la pressione da parte di Pallotta, Longo viene incontro, controlla, poi ancora lo scambio perfetto per Jacobacci che segna il gol del 2-1, il vantaggio per la prima volta in questa sfida per la PR 2000. Paris con le mani lungo, attenzione Manzini, ci arriva il pallonetto e c'è il gol del pareggio da parte di Manzini. Cucchiaio perfetto del numero 10, si torna in parità 2-2, gara ricca di emozioni. Pallone che arriva direttamente dalle braccia di Paris, la pressione da parte di Jacobacci, attenzione al lungo con il destro, spreca tutto. Pronto Ambrosetti, va alla conclusione con il destro e Lorello mette il calcio d'angolo. Serve Ambrosetti, spalla alla porta, problema di girarsi, l'errore argentini, va con il destro, la gran parata da parte di Paris, scarica su Jacobacci, sempre per Lorello, l'occasione, Lorello con il destro, gran parata da parte di Paris, l'errore di Ambrosetti, quindi Lorello, chance per Longo e il gol da parte della PR che va di nuovo in vantaggio con dei giudici. Tabin vincente del numero 9, 3-2 per la formazione in maglia grigia. Sorrentino prova a girarsi, ancora Sorrentino, contrasto vincente, dei giudici sono davanti a Paris, dei giudici, il dribbling e poi l'errore sotto porta da parte di Longo. Riparte il Gladisport, pallone al centro, Sorrentino, la gran parata da parte di Piarulli. Longo mette al centro, facile per Paris che prova a partire, attenzione al portiere del Gladisport, gran parata, attenzione a Mirra, nei limiti dell'area, l'errore dei giudici di conquista il pallone e segna il gol del 4-2, doppio vantaggio PR, bravissimo dei giudici a rubare il pallone, ancora dei giudici, serve Lorello, trova ancora dei giudici, può chiudere 1-2, così è Lorello con il destro, ancora una volta Paris prova a liberarsi da destra dei giudici per Catalano, zona tiro, allarga bene per Infanti, Paris però gli spara la strada da destra, prova a liberare Infanti per Lorello che mette fuori da ottima posizione, avanza il portiere, occhio a Paris, può andare a conclusione con il destro e il pallone sul fondo, non trova compagno Jacobacci, bravo a rubare il pallone con il numero 4, le finte di Jacobacci che se ne va alla sinistra, colpo di testa da parte di Battani, la gran parata di Piarulli. Jacobacci per Lorello, giro palla veloce da parte della PR, prova a cercare uno spazio e il pallone che passa, è gol del 5-2, vedete, realizzata da Infanti, si salva in qualche modo Gladisport, finisce qui la sfida con il successo 5-2 della PR 2000 Aprilia sul Gladisport PR 2000 Aprilia che sale a quota 19 in classifica. Da Davide Mancini è davvero tutto, un arrivederci agli amici di Mondo Futsal.